volontariato lo ha incontrato per noi, Mariella Anziana. Non ci sono eroi, ci deve essere solo l'uguaglianza, la fratellanza, così si è raccontato davanti al pubblico di Itaca il capitano Ultimo, l'uomo col volto coperto che da anni si occupa di gioventù fragile. Il disagio è l'abbandono e quindi dobbiamo combattere l'abbandono, dobbiamo praticare cose difficilissime, l'uguaglianza e la fratellanza. Quello che hanno fatto le persone prima di noi, in maniera semplice e umile, senza volere nulla per sé, dobbiamo cercare di farlo noi, combattendo l'egoismo, la prevaricazione, l'interesse, l'abuso. Quanto è importante lavorare sui ragazzi nelle scuole? È importante capire che i ragazzi sono loro che troveranno le soluzioni al nostro egoismo, alla nostra faziosità, alla nostra superficialità, alla nostra voglia di manipolare sempre gli altri più fragili. E loro saranno la discontinuità. E ancora una volta saranno loro che costruiranno il nuovo Piave. Si è chiuso il processo al cosiddetto clan Spada e la magistratura ha accertato che, almeno in primo grado, c'è la mafia a Roma. Ma la mafia c'è e si manifesta ogni volta che noi lasciamo soli delle persone, dei pezzi di società. E su queste persone che noi come comunità, come collettività trascuriamo, si evolvono meccanismi di superiorità, di razzismo, di violenza, che sono la mafia. Domani mattina alle